Per me arrivare qua in Italia è stato un imprevisto perché non avrei mai pensato di migrare. E per cui nella vita succedono delle cose che uno non se l'aspetta. Da piccolo fino a 22 anni ho sempre studiato e ho fatto l'economia e il commercio. Quindi stavo facendo già lo stage di un'altra regione del Mali. C'è scoppiato nel 2012 la guerra, per cui è stato uno dei motivi che mi ha fatto scappare. Sono partito dalla Nigeria, da Edo State, che è la mia città dove abitavo io. Lì facevo camionista, vivevo bene tranquillamente. Sono partito perché ho avuto problemi con un gruppo di ragazzi che praticamente è un gruppo mafioso, perciò mi hanno voluto che io vengo con loro a fare le loro attività, che non mi piace ovviamente perché io sono uno che piace vivere nel sereno, in pace e tutto quanto. Cioè, ho dovuto scappare. Io quando ero in giù sentivo Italia, Italia sì, però non sono partito da direttamente io vado in Italia. Però quando parti sei un po' triste, non sa come va a finire. Com'è stato il viaggio? Ero molto preoccupato. Sono partito da Costa d'Avorio e sono partito, non avevo un sogno. Io diciamo che sono rimasto da solo perché il mio genitore non vivo più, era da solo, quindi avevo tanti pensieri, tante idee e ho detto, boh, va Nel mio paese facevo diciamo solo due lavori, coltivare mais, arachidi e anche tante cose altre. Mio papà ne aveva tante bestie, mucche, pecore, capre. Poi lui è morto quando io ero piccolo. I ladri hanno rubato quasi metà, perché era lì solo la mia mamma, però la mia mamma è vecchia e mio fratello era piccolo. Sono partito dal Mali nel 2016, a gennaio 2016, se non sbaglio. Poi dal Mali sono arrivato in Algeria. Poi mi sono allontanato. Più Senegal sono andato in Mali, in Bamako, in capitale della Mali. E lui mi ha detto, per non perdere la vita, trovate da organizzare una vita dall'altra parte. Allora c'era questo concetto qua di andare via, di andare tutti, no? Cercare di vedere cosa c'è di là, che c'è di meglio nel nostro paese. Dal Mali all'Algeria è stato un po' difficile sulla strada perché 9 mesi a lavorare facevo muratori in Algeria e poi dopo 9 mesi ho preso il biglietto dall'Algeria a Libia.
Quando ho avuto 16 anni ho iniziato a lavorare. Ho lavorato nelle fabbriche del nostro paese. Quell'anno lì è successo che è iniziato il flusso dei migranti che andavano verso l'Italia. E io ero ancora giovane, quindi non sapevo, avevo paura e tutto. Ma perché vanno? Dove vanno? E ho detto, boh, finisco la mia giornata e vado a casa. Sono andato a casa, le strade erano deserte perché tutta la gente era andata a Durazzo, porto di Durazzo. Poi anche da Algeria e Libia ho avuto anche tante di quelle difficoltà, perché non è proprio una strada, non è facile sul deserto. Lui mi mette nel baule, dietro nella macchina. Così, facendo così, siamo arrivati a Tripoli. E il viaggio è stato tosto perché, come si dice, 2 anni di viaggio mi sono messo. Quindi non l'auguro per nessuno. Non avevo intenzione di partire. Ho detto, io cosa faccio là? Sono venuto un clandestino. Sono arrivato in Italia nel 1994 con tutta la mia famiglia. Lì in Albania era il periodo più difficile dell'economia, del sanitario e tutto, quindi sono arrivato qua con un scopo per migliorare le mie aspettative della vita, non solo per me individualmente, ma anche per la mia famiglia. Io pensavo diversamente, infatti, perché noi guardavamo la TV, pensavamo che era chissà che cosa, no? Noi avevamo un'immagine che tu basta che andare là, lavori per un paio d'anni, hai tanti soldi, hai tutto, perché pensavamo a quello, perché noi lì era diverso. Io sono arrivato qua in Italia nel 2005 per il raggiungimento familiare, perché la moglie ne avevo qua. Quindi sono venuto qua a cercare praticamente un po' del futuro per la famiglia, per migliorare la situazione economica della famiglia. I viaggi li facevo un po' a piedi, un po' con i mezzi. Però perché ci sono dei posti che non puoi prendere i mezzi, devi andare proprio a piedi per raggiungere i mezzi. Abbiamo preso la strada sul deserto, non avevo abbastanza soldi, quindi non ho preso tanti roba da mangiare. Si sono qua, quindi non posso più morire perché ho fatto il deserto una settimana senza acqua. E praticamente dovevi trovare i soldi per pagare la mafia che faceva i traffici. Ha prestato i soldi il fratello da una parte, il papà, un po' io ho lavorato proprio quel periodo lì. Ho messo insieme 3.000 euro e loro ti permettevano che ti portano nella terra italiana con quei 3.000 euro. Una volta che sei nella terra italiana, dicevano se ti fermano e che ti portano indietro, i soldi non li recuperi più. Mi hanno chiesto passaporto, gli ho dato il mio passaporto. Da lì fino ad oggi non ho visto il mio passaporto. Ma io non ho fatto niente, sto lavorando e sì, lo sappiamo, però mi hanno messo in prigione 3 mesi. Poi dove sono stato in prigione ho visto lì è un casino. E quello, tanti ragazzi che muoiono lì in Libia, ma tanti sono sparati per niente. Non hanno fatto niente. Non ci sono le regole, non ci sono le regole. Ho messo 4 giorni per arrivare in Libia e quando sono arrivato in Libia mi hanno svuotato tutto. Ho fatto prigione in prigione per prigione. Siamo partiti, loro ci prendevano con le macchine, era il loro traffico. Poi il viaggio praticamente con le macchine, cambiavamo macchine. Abbiamo fatto tutto per terra praticamente, siamo venuti. Abbiamo fatto 11 giorni di viaggio. Eravamo 3 persone in una macchina che abbiamo fatto chilometri e chilometri fino al confine con la Croazia praticamente. Lì c'era una casa, accumulavano tutti gli altri, siamo diventati in 21. E li aspettavano per attraversare il confine
entrare poi in Croazia. C'erano proprio dei canali, saltavamo, tanti andavano dentro, si bagnavamo, ma c'era anche la neve. Dopodiché siamo attraversato quella montagna lì e c'era il furgone che è arrivato, un furgone Volkswagen frigorifero, 21 persone dentro, così eravamo proprio chiusi dentro, che passavano i radio e tutto i loro traffici, e ci ha portato fino a in Slovenia. E lì mi ha detto doveva venire un altro a prenderli, e invece non era venuto. Ci ha lasciati lì, il mio compito era fin qua, ci ha detto è andato. E lì appena siamo cominciati a muoversi un po' è arrivata la polizia, ci ha visti, ci ha conosciuti subito che siamo stranieri, che ne so. Ma lì c'erano di tutto, cinesi, africani, di tutta la razza erano dentro lì. Dopodiché siamo partiti ancora e ce l'abbiamo fatto. Poi sono venuto in Italia con le nave e via. Siamo stati a Brindisi quasi 2 settimane, poi da Brindisi ci hanno portato in Sicilia, quasi un anno sono stato in Sicilia, poi sono venuto al nord. Sono partito per venire in Italia a 16 anni. Mia sorella era già in Italia e mio papà ha deciso di spedirmi di qua. A 16 anni sono arrivato qui, sceso a Lecce, preso il treno a Bari, arrivato a Milano, a 16 anni tutto da solo. Praticamente... In 3 giorni mi sono trovato a Verbania. Siamo venuti in Italia a Colgumone. Mi ricordo anche che la prima volta c'è stata una tempesta e allora lo scafista, diciamo che è andato ad nascondersi tra gli scogli. E mi ricordo anche che c'era proprio un'onda fortissima. C'aveva mio papà, mia sorella in mano, la più piccola. È come se gli stava proprio scappando dalle mani. Quando ho visto Scafo, che era più piccolo, mi sono spaventato, però ho detto questo è il mio destino. Siamo partiti, abbiamo fatto 6 ore di viaggio, siamo arrivati a Brindisi. Poi dalla Libia in Italia ho preso il biglietto della barca e venire qua in Italia. Uno scafo che sì, praticamente quello si gonfia. Poi è un po' pericoloso, ma tanti hanno visto sul televisore come quelle barche. Le dicono barca, ma non è, cioè, diciamo che non è una barca. Beh, sono stato lì al mare un bel 2 giorni. Sì, siamo partiti dalle 4 di mattino in Libia e alle 5 della sera siamo arrivati sul mare, praticamente sul mare italiano. Ho visto il mare, non c'è fine, mamma mia, lì il cuore iniziava a pompare di brutto. Abbiamo preso la barca, che praticamente è quello gonfiabile. Siamo partiti di notte. Io ho avuto tanta paura perché non ho mai fatto l'esperienza con l'acqua, infatti non so nuotare, perciò è stata un'esperienza difficile. Thank you.
Ho stato due giorni senza mangiare, solo bere d'acqua, solo l'acqua, due giorni. Hanno fatto la recupero sul mare, tutto, eravamo 110 persone. Siamo arrivati tutti con la salute, non c'era niente di pericolo, non c'era anche la barca bucata. Siamo saliti a l'una di sera, senza mangiare, non sappiamo dove andiamo. Allora, siamo rimasti nel mare cinque giorni. Acqua ne avevamo, però eravamo quasi tutti morti, diciamo. Siamo arrivati alla fine di quella giornata, abbiamo trovato il soccorso e siamo arrivati in Sicilia, a Pozzallo. È lì che ho visto che è stato un sogno che è iniziato così. Però quando sono venuto qua, è stato qua due settimane, non esco neanche fuori perché ero paura. Ho paura, ma ho paura, soprattutto quando vedo la polizia. Così il mio capo della centro accoglienza mi chiama, guarda qua, mi fa qua, non devi avere paura perché qua ci sono le regole. Tu se non fai male a nessuno, nessuno non ti può fare niente, anche se vedi la polizia. Nella maggior parte dei casi sono persone che arrivano da esperienze in cui è l'autorità stessa a non garantire la protezione, anzi, molto, molto facilmente la mette a rischio in maniera volontaria. Far capire, comunque essere consapevoli che l'autorità in un paese europeo, in Italia, è dalla tua parte, almeno da un punto di vista di umanità. La polizia non ti aggredisce perché sei di colore o perché sei un migrante, così senza nessun motivo, così come le autorità che fanno riferimento alle strutture di accoglienza, le prefetture, il Ministero degli Interni o i vari enti locali che si occupano di accoglienza. Prima Lampedusa, ho fatto una settimana a Lampedusa prima che mi trasferiscono, 4-5 giorni a Sicilia. E poi dopo Sicilia sono andato anche a Torino, ho fatto due giorni a Torino, poi Torino mi hanno trasferito fino qua a Verbania, al gruppo Abele. Però arrivando qui comunque mi sono creato la vita e come se fosse il primo giorno di tutto.
Per cui venire qua è davvero stato per me una sorpresa che non avrei mai pensato. Una volta accolto in una struttura ha innanzitutto la necessità di una protezione che è anche fisica. Molti di loro, specie chi attraversa il Sahara, fa la prigionia in Siria, ha addirittura paura di una mano che si alza sopra una spalla. E il contatto fisico, proprio il giorno, il momento in cui queste persone arrivano nella struttura è importante. Stringere la mano, appoggiare delicatamente la mano su una spalla fa sentire un minimo di protezione. I primi giorni sono molto tranquilli in una struttura di accoglienza che accoglie persone appena arrivate. Sono arrivato a Torino, il giorno dopo sono arrivato qua a Orta San Giulio. E la settimana dopo sono andato a scuola. Dopo la settimana, quando ho fatto un anno, 6 mesi praticamente di scuola. Se non ho lavoro dovrei ancora andare avanti, quindi non posso rimanere sempre a casa a dormire. Siamo stati inseriti al centro di accoglienza lì a Sacra Famiglia. Loro sono bravissimi, mi hanno aiutato subito, mi hanno inserito a fare un corso italiano per imparare la lingua. In Italia mi trovo benissimo e all'inizio ho sofferto tanto perché comunque imparare una lingua che non hai mai sentito né alla tele, quindi è stata tutta un'esperienza molto, molto importante. Poi così piano piano ho fatto la prima richiesta per il permesso di soggiorno, mi hanno rifiutato. Ho fatto la seconda, mi hanno rifiutato. Allora, così ancora sto preoccupando, no? Però già lì ho cominciato a studiare, fare le formazioni qua, poi studiare la lingua piano piano, ho cominciato a parlare piano piano la lingua italiana. Poi ho fatto la terza ancora, la quarta mi hanno accettato, quindi... Il lavoro diventa lo strumento principale per il percorso di integrazione. Il riconoscere le regole, i diritti e i doveri all'interno della comunità e all'esterno è il primo passo verso un inizio di percorso di integrazione, di un percorso di immigrazione che ha come fine ultimo quello di diventare cittadino del posto in cui si è accolto. Gli inserimenti lavorativi sono parte costitutiva della socialità di una cooperativa che ritiene che il lavoro sia il proseguimento di una terapia piuttosto che di un disagio individuale da riscattare e quindi per questa naturale propensione all'orizzonte sociale dell'inserimento e quindi dell'inclusione si è subito affacciata all'emergenza della migrazione del 2015-2016, aderendo di fatto a quello che normalmente viene chiamato il modello SPRAR e quindi dal centro di accoglienza fino a questo tipo di inclusione. Velocissimamente, dopo una prima conoscenza, già eravamo allo stadio successivo per cui si prendeva un appuntamento al centro per l'impiego per iniziare il tirocinio. Ed era un pochino difficile perché non hanno mai chiesto nulla, non si mettono mai nella posizione di chiedere informazioni, ma come se fossero stati condotti lì. Esperienze, le prime collaborazioni che abbiamo avuto sono proprio state con giovani
provenienti dall'Albania che verso la fine degli anni 90 hanno attraversato l'Adriatico e si sono portati in Italia e hanno dato già allora un forte impulso, anche perché portatori di uno stile, di un approccio alla vita, ai problemi, molto simile a quello dei nostri giovani degli anni 50 e 60. Io rivedo in queste figure, in queste persone che ormai lavorano in cooperativa e hanno ruoli di responsabilità in cooperativa, l'approccio che credo mio padre e le persone della sua età negli anni 60 hanno avuto nella ricostruzione italiana. Sono venuto a fare domanda, da lì è partita la mia storia con la cooperativa nel 98. Nei tempi lì veramente faceva vivere tanti stranieri, si sentivano ancora a casa loro perché si trovava alle riunioni e dopo le riunioni si andava a mangiare anche la pizza e c'era una bella... io dico, sono stato fortunato di entrare in cooperativa e mi sono trovato un'altra, terza famiglia, diciamo. L'ultima immigrazione proveniente soprattutto dall'Africa, ma non solo, anche dall'Asia centrale, dal Pakistan e da altri paesi di quella zona, porta un approccio ancora diverso e da un certo punto di vista più problematico, perché le condizioni non solo della partenza, ma del viaggio e dell'arrivo, credo siano state molto più dolorose, molto più difficili, molto più drammatiche. L'ho iniziato a lavorare con questa cooperativa dal 2017. Mi hanno detto che ti abbiamo trovato un lavoro per te, una cooperativa. Mi hanno aiutato veramente tanto, tanto, tanto. Ho parlato con lei che voglio lavorare, allora lei che mi ha trovato la cooperativa. Allora, da quando sono arrivato qua in cooperativa, diciamo la verità che non ho mai trovato difficoltà. Vado sempre d'accordo con i colleghi, con i clienti che vengono a scaricare, praticamente vanno d'accordo con tutti. Mi piace di tutto perché è tutto lavoro, mi piace di tutto. Non ce n'è uno che non mi piace. Allora vado a farlo io la via Perghivio 37 Girasole, ok? Ciao, a dopo. Allora andiamo. La ricerca del lavoro e anche il trovare le prime forme di attività lavorativa corre molto più velocemente rispetto a quelle che sono le pratiche burocratiche per il riconoscimento dello status, il documento, la regolarità vera e propria del migrante sul territorio. E le esperienze che ho avuto direttamente, specie in territori di provincia, dove il 70-80% delle persone accolte nella struttura lavoravano e la loro necessità era quella a un certo punto di uscire, di non tornare a casa in una struttura di accoglienza dove si deve condividere una stanza, i bagni, la mensa, ma la necessità era quella, voglio trovare casa, anche perché poi trovare casa è come la prima forma di riscatto, proprio di autonomia, di autodeterminazione di queste persone. Ho cominciato a lavorare qua. Prima sentivo un po' lavoro un po' pesante, no? Sai che... Però dopo è cambiato tutto. È cambiato tutto. È stata una cosa veramente lavorare con la cooperativa. Fino ad ora io mi trovo benissimo.
perché ormai adesso posso dire è come la mia. Quando sono entrato in cooperativa non avevo niente. Ho fatto la patente, ho comprato una macchina, ho la casa. Sono adesso da solo, però vivo più meglio, tranquillo che prima. È stato necessario nelle prime fasi, nei primi anni, un avvicinamento progressivo perché ci si potesse anche fidare reciprocamente. Tale era il livello di dramma vissuto sulla propria pelle. Man a mano che si è sciolto un po' il rapporto e il dialogo, sono emerse figure di notevole spessore che io credo possano negli anni avere anche in strutture come la nostra dei ruoli di totale responsabilità, proprio perché passati attraverso il crogiolo di queste difficoltà inenarrabili hanno dimostrato e posseggono una determinazione e una sicurezza che è difficile acquisire altrimenti. Insomma, la cooperativa di Sorsi mi sono trovato benissimo. Non è solamente un posto di lavoro dove prendere la busta paga e andare a casa di corsa contenti, no. Qui ti devi sentire un po' in famiglia, almeno io mi sento un po' come se fosse una grande famiglia. Ci sono tante responsabilità. Io qui sono partito dalla raccolta, ho lavorato con i camion, ho fatto tutte le patenti grazie anche alla cooperativa. Qui lavorando qui, dopo tanti anni, insomma, mi sono poi trovato anche nel consiglio di amministrazione, votato dai soci, gestisco la logistica, mi trovo benissimo, mi sento anche un po' orgoglioso perché comunque sia ci metto un pezzo del mio e spero che la cooperativa sia contenta di questo, come sono contento io della cooperativa. E insomma, le esperienze vanno avanti, cresciamo tutti i giorni, insomma. Poi mi hanno fatto fare tanti corsi per usare i mezzi come il trattore, il scavatore, il manitou, tutto. Adesso devo fare un corso per oggi che comincio per usare i prodotti per diserbare. E basta che se tu vuoi lavorare, hai voglia di lavorare, anche di capire, devi chiedere. In cooperativa ho iniziato veramente, ho fatto tutte le patenti, le ho fatte qua e mi hanno aiutato. Come si dice in gergo, ho fatto la gavetta. Io credo che il lavoro sia una forma di realizzazione eccezionale. Quindi ci sarà sempre modo di comunicare, di costruire, di creare attraverso il lavoro e attraverso strutture come queste che mettono al centro le persone e il loro lavoro. Il primo giorno di lavoro è stato un disastro mentalmente perché è proprio un lavoro che non mi è piaciuto. Sono tornata a casa con lacrime negli occhi perché questo lavoro non fa per me. Poi a un certo punto vedo il nostro presidente, una persona umile che si sbatteva, lavorare, aprire i sacchi, raccoglieva, uguale come noi, mezzo pioggia addirittura. E da lì ho cambiato anche mentalità, forse quel gesto lì di Vittorio, quell'impatto che mi ha dato, ho cambiato mentalità. Non ho visto il lavoro come un stipendio portare a casa, il mio stipendio a casa, ma pensare anche agli altri. E questo, senza dirmi anche una frase di queste questioni, Vittorio l'ha fatto, l'ha dimostrato con me. E mi sono trovato molto, molto bene. Ma la cooperativa mi ha dato la stabilità prima di poter realizzare una famiglia e di realizzare i sogni che avevo a casa mia. Sì, il concetto di cooperazione non va spiegato solo o più ai migranti delle altre persone nate e cresciute nel nostro ambiente. Anzi, forse dal punto di vista intuitivo è vero il contrario. A tutti va ribadito e va ricordato, va insegnato
cosa sia questo strumento che ha, ha storia, ha, una profondo, ha avuto un profondo radicamento nella società italiana, ha dignità addirittura nell'articolo 45 della nostra Costituzione, ma che spesso viene bistrattato, viene utilizzato in un modo assolutamente improprio, al punto che dire lavoro in cooperativa spesso può dar adito a, così, a compatimento, perché viene ritenuto uno dei lavori meno sicuri, meno, meno tutelati, cosa che invece nelle cooperative autentiche è esattamente opposto. La cooperazione, e questo è il messaggio che in qualche modo vorrei arrivasse ai miei soci attuali e ai soci che verranno, è uno strumento molto fragile, molto prezioso ma molto fragile, e quindi come tale va utilizzato, conoscendo quali sono i suoi pilastri, i suoi capisaldi, e agendo di conseguenza. I pilastri sono due: l'assenza di speculazione privata e la mutualità. Il primo significa l'assenza di speculazione, che nessuno si arricchisce in cooperativa, perché quello che si riesce a produrre, oltre agli stipendi e oltre alla copertura di tutti gli altri costi, deve obbligatoriamente rimanere in azienda, perché questa si consolidi, si strutturi meglio e crei nuove opportunità per i soci che verranno. E la mutualità è l'altro concetto base, che significa condividere una necessità, perché se c'è questa condivisione, che sia la necessità di abitare e quindi farsi una casa insieme come fanno le cooperative edilizie, o pescare. Mio nonno era presidente della cooperativa dei pescatori dell'isola e quindi organizzava e valorizzava il patrimonio ittico in modo tale che tutti avessero a fine mese da mantenere le proprie famiglie e non ci si facesse del male a vicenda e non si deteriorasse il patrimonio ittico. La nostra cooperativa invece ha il lavoro come base, quindi mutualità significa garantirselo a vicenda il lavoro, rispettando il lavoro degli altri, usando bene le attrezzature che sono comuni, cercando di andare oltre il proprio piccolo confine quotidiano, perché l'interesse è comune. Ecco, se si capisce questo, la cooperazione ha futuro, e quindi anche la possibilità di integrare e di produrre ricchezza per noi e per la nostra società perdura nel tempo. E in questo la presenza di chi ha attraversato i mari per giungere qui e che ha un'energia da spendere è una ricchezza insostituibile, soprattutto in un paese in crisi demografica come il nostro, che ha bisogno come il pane di forze che collaborino a mandare avanti questo paese. Io mi manco della mia terra, la cucina della mia mamma, che lo sento sempre, però mi manca la sua presenza tanto, perciò anche spero di vederla più presto. E la cosa che mi manca a casa proprio è la famiglia, perché comunque stando migliaia di chilometri lontano dalla famiglia, che uno non ha mai pensato, penso che sia un po' dura, e quello non si toglierà mai. Mi manca praticamente la mamma, ogni tanto mi chiede, cioè, di andare a visitarla almeno un mese, due mesi, perché sai come le mamme, no? Si preoccupano dei loro figli e tutto. Ogni volta che facciamo videochiamate mi guarda, mi fa, mio figlio, mi manchi tanto. E allora ho detto, vabbè, quest'anno, se tutto bene, a dicembre verrò a trovarti. È sempre preoccupata.
Tutto bene? Non ti sei fatto male al lavoro? Non sei litigato con qualcuno? Niente? Dalla mia terra mi manca, posso dire, tutto. Dal calore umano, dalle amicizie da piccolo che ho perso. Quando lei mi vede in videochiamata, mi ricordo questa volta, avevo la barba tutta piena, lei mi fa: mamma mia, cosa fai con quella barba lì? Ho detto: mamma, è così, non ho tempo per tagliare. No, taglia, però mi piace. No. È come fosse sono ancora un bambino. La mia mamma è così. Quindi, mi manca la loro presenza. Le categorie di esperienza, posto che abbiamo avuto poco meno di una trentina di ragazzi, per noi è stata quella di persone che hanno voluto e deciso di integrarsi e hanno elaborato un naturale senso di appartenenza a un gruppo cooperativistico sociale come il nostro. Poi ci sono state persone che anche molto lucidamente, molto francamente, hanno utilizzato questa esperienza per arricchire il loro bagaglio personale, ma che erano già destinati ad andare a spenderlo altrove, o per ricongiungersi a gruppi di connazionali o per altre traiettorie, e quindi, come dire, c'è stata una cordiale stretta di mano. E poi ci sono stati dei casi più tristi, che invece sono quelli di ragazzi che, ahimè, hanno incontrato certi vizi della nostra società occidentale, parlo di sostanze e di alcol, e che probabilmente per mancanza di preparazione culturale nella gestione di questa esperienza ne hanno elaborato molto velocemente delle compromissioni psichiatriche e comportamentali rispetto alle quali non si poteva far nulla se non riuscire a farli aderire a un programma del servizio tossicodipendenze, e in un caso ci si è riusciti. Io mi sento italiana, però la prima cosa che dico sono albanese. Sicuramente non tornerei in Albania, per me l'Italia è il posto giusto. Io praticamente ho fatto 16 anni in Albania, ma ne ho fatti 21 qua in Italia, perciò, no scusami, anche di più, 25 in Italia, perciò sono italiano, più italiano che albanese, però il sangue tira sempre dall'altra parte del mare. Il mio sogno sarebbe di tornare a casa, in Senegal, aiutare anche dei giovani, e quello sarebbe il mio sogno. Con la mia di cultura e quella dell'Italia, veramente quando torno vedo la differenza e si sente. L'Albania mi manca la nostalgia dei tempi passati. Adesso non mi manca tanto, perché quando vado giù mi sembra un altro paese. Tornerei là, ma come turista, andare lì a vedere, però ormai la mia vita è qua, non è che posso tornare più lì. Anche i miei figli, no. A parte che loro sono andati una o due volte. No, gli ho sempre detto, dove dovete andare, dovete dirlo che siete albanesi. Cittadino italiano, ma sei albanese. Adesso che abbiamo la cittadinanza italiana non è cambiato tanto per noi, perché ci sentiamo sempre albanesi. Siamo più fieri adesso, più orgogliosi. No, voglio prendere anche la cittadinanza, solo che ci vuole un po' di pazienza prima di prendere la cittadinanza. Se no, se trovo la cittadinanza mi fa anche piacere. Solo che ci vuole la pazienza prima di avere la cittadinanza. La mia patria, quello non lo dimentico mai. Io sono venuto qua, avevo 24 anni, adesso ne ho 56. Faccio la vita come un italiano. Io sono venuto qua, ero 24-25 anni. La metà della mia vita è qua. E quando vado giù non conosco più nessuno. Perché la gente che io conoscevo sono andati tutti all'estero. E la vita è cambiata, non è più quella vita di prima, che eravamo umili, tutti tranquilli, non c'era quell'interesse di soldi, eravamo tranquilli. Conosco pochi casi di persone che dopo anni hanno avuto voglia o l'intenzione di tornare. Molto più forte la voglia di far arrivare magari la moglie, il figlio, soprattutto il figlio, per provare a dargli un futuro diverso da quello che comunque affronterebbe in Africa o in Afghanistan o in Siria. Però il mio futuro, che volevo portare la mia famiglia qui. Non voglio i miei figli che crescono come io ho cresciuto. Perché io la scuola l'ho fatto qui in Italia, solo in formazione 6 mesi.
E grazie che lavoro io, perché lo mantengo loro. È l'attualità dell'esperienza che vivono, è il susseguirsi delle vicende che fanno sì che la loro scelta sia poi definitiva o meno in un posto. Il lavoro ti permette di evitare delle cose, cioè, che non si devono, capisci? Illegale. Ad esempio, se io lavoro, adesso non vado in giro a rubare o a chiedere la gente, solo sai come sempre a chiedere mi dai questo, prima cioè, si incazzano. Allora se stai lavorando, cioè, hai la tua responsabilità dipendente, tutto. Sono felice qua, soprattutto da quando sono arrivato alla cooperativa, vedo tutti che cioè, i colleghi che si comportano bene con me, già da lì mi è venuto più la voglia di stare qua. Il lavoro dà la possibilità, nell'immaginario ma poi effettivamente nella pratica, di avere casa. Casa è l'abitazione, il luogo dove si torna dopo una giornata di fatica, è il luogo che fa sentire cittadini in quella comunità. Anche il solo avere l'intestazione di una bolletta dà un senso di orgoglio, tra virgolette. Orgoglio è anche la scuola. Spesso è anche un rimpianto, perché molti ragazzi negli anni si rendono conto di quanto poteva essere importante seguire il corso di italiano base, primo livello, secondo livello, oppure un corso di formazione per essere già indirizzati verso un mestiere, quindi una professione. Per tanti altri è un orgoglio, perché capiscono, intuiscono immediatamente di quanto la lingua è importante per comunicare e di quanto poi permetta di andare avanti, anche fare una sorta di piccola scalata sociale. E la cosa molto importante per me direi è la lingua. Mi ricordo quando siamo arrivati il primo giorno, c'erano dei carabinieri davanti dove eravamo e parlavano con i movimenti, e da noi non esistono queste cose. Cioè, però questa cosa mi è piaciuta tantissimo, ho detto boh, sta lingua non so come sarà, ma io imparerò. Allora, da quando sono arrivato qua in risorse, qua che ho parlato bene italiano, già da quando ho iniziato a lavorare con loro, piano, tanto perché prima andavo a scuola ma capivo poco, vabbè, parlavo poco, ma da quando ho iniziato con loro, cioè, sento delle parolacce, allora ho imparato piano, fino adesso, lo parlo, non dico molto bene, ma... Cioè, andavo in biblioteca a studiare, a scuola non sono stato qui, però andavo da solo in biblioteca a prendere i dizionari e poi nel 2016 ho scritto anche un libro, quindi è tutta stata un'esperienza per me. È un libro che il titolo si chiama Viaggio a senso unico e racconta la storia, un po' la storia nostra e un po' l'esperienza qui in Italia che abbiamo trovato, le persone, gli amici. Avevo questo sogno sulla box perché mi piaceva, è una cosa di quando ero piccolina, perché guardavo sempre il box di Muhammad Ali e Tyson e Michael Clark. Come io posso fare arrivare a questo punto che io? E io l'ho chiesto, io volevo fare la box e ho iniziato con loro. Peso media, no? Ho vinto il 30 il mese scorso. La box mi ha insegnato praticamente
una vita diversa. La diversità culturale si misura anche in questo. Cioè, i nostri giovani che hanno fatto tutt'altre esperienze hanno tutt'altre aspettative e difficilmente si entusiasmano nel raccogliere bene i rifiuti. Chi viene da molto lontano, con esperienze molto più legate alla praticità, alla concretezza, di queste cose più facilmente si fanno un progetto di lavoro e poi di vita. E quindi in un certo senso la cooperazione si avvale positivamente dei migranti anche per questo, perché trova persone che parlano meglio di più la sua lingua. La scommessa dell'impresa sociale è coniugare lavoro con reinserimento sociale. La cooperativa Risorse è una ricchezza per il territorio, non solo con il lavoro di trasformazione dei rifiuti, di recupero dei rifiuti o adesso con il florovivaismo, ma soprattutto con l'inclusione sociale. Di chi? Di quelle persone fragili che stanno nel mondo del disagio. Una volta il mondo del disagio era il mondo della tossicodipendenza, non per niente Cooperativa Risorse nasce dal gruppo Abele di Verbagna. Oggi queste categorie del disagio sono cambiate. Ci sono persone che fuggono dalla miseria e dalla guerra, sono i migranti. Se io penso che la nostra compagine, che è nata da 9 persone, dopo 33 anni è composta da 90 persone, 90 soci, che provengono da mondi diversi dal nostro, da altri paesi. Nella nostra cooperativa la migrazione è insita, ha dato la possibilità a tante persone di uscire dal mondo dell'assistenza e recuperare un posto con dignità all'interno della nostra società. E come? Con il lavoro. Questo lavoro le ha rese indipendenti, le ha rese autonome, hanno un reddito per sé e pagano le tasse. E questa è ricchezza per il territorio, è ricchezza per il paese. Il mio piatto preferito italiano è il tappelucco e purè, e che poi c'è anche il spezzatino e polenta che mi piace tantissimo. Poi di dolce mi piace il tiramisù. Mangiamo cucina italiana. Ogni tanto, quando mia moglie poi li gira, prepara le cose tipiche nostre. Adesso mangio soltanto italiano, la pasta. Cucino anche quelle della mia terra, ma è un po' raro. Non posso stare 2-3 giorni non mangio la pasta, non posso, perché adesso sono abituato. Qui la cosa che mi piace come mangiare è proprio la pizza. Ecco, quello non, nessuno me lo posso togliere. L'unica cosa che qua non ho ancora assimilato è l'inverno. Il freddo, dopo 30 anni lo patisco ancora, veramente. Cosa faremo nel futuro non lo so, ma abbiamo già iniziato a fare cose nuove negli ultimi anni e sicuramente se forse verrà meno il nostro impegno nei rifiuti, perché lì abbiamo già fatto tanto e forse tutto quello che una cooperativa come la nostra poteva fare, sicuramente ci sono campi vicini come quello delle risorse energetiche sul quale c'è molto da fare e come tutti i campi innovativi sono quelli buoni per la cooperazione perché richiedono un approccio pionieristico che è quello che si attaglia meglio al nostro modo di fare.
Quando sono arrivato qua praticamente non avevo niente, quindi ho dovuto iniziare proprio da zero. Quindi non è stato facile, non è stato facile. Comunque, come mi sono impegnato grazie anche ai miei amici, colleghi. Io mi sento a casa, tranquillo e in pace. Grazie a loro ho fatto il corso formazione, sono stato inserito nella cooperativa. Ora sono diventato anche responsabile di un cantiere, quindi perciò più di così. mi sento a casa, c'ho anche la macchina, c'ho la casa e sono tranquillo. Ma io ritengo che la migrazione sia un affare per l'Italia. Perché? A fronte di 6 mesi, un anno di comunità, che nella migliore delle ipotesi, per chi li ha ricevuti, è costata dai 28 ai 30 euro al giorno per migrante, durante il quale è stata fatta già un bel controllo sanitario, una corposa scuola di italiano in modo tale da consentire di poter dialogare con tutti, un primo avvicinamento attraverso il tirocinio al lavoro e una successiva integrazione a seconda delle opportunità che il mercato offriva, delle caratteristiche soggettive, ma significa avere delle persone pronte a produrre, proprio per usare un termine molto brutale, a un costo irrisorio. Ma come si fa a dire che i migranti sono un problema? Cioè, soprattutto in un periodo storico di natalità negativa, dove non si sa chi sosterrà i costi futuri, anche di tipo pensionistico, accettare, accogliere, istruire e, diciamo, integrare queste persone è semplicemente un affare. Sono molto felice, non solo felice, molto molto neanche, sono molto molto felice, perché adesso sono proprio, posso dire, autonomo su tutte le mie spese. Però adesso ne ho la casa è testata mia, mio nome, tutto, pago le mie spese, già faccio la mia vita tranquilla, non disturbo a nessuno, nessuno non mi disturba. Quindi sono felicissimo. La migrazione è una grande forza che apre orizzonti ricchi di senso e di umanità. Dovremmo tutti migrare, uomini e donne, dai luoghi comuni, dalle diffidenze, dall'essere diverso, dalle paure, per conservare la voglia di vivere e di lavorare in un mondo libero e accogliente, per trovare insieme una nuova terra dove sentirsi a casa.
Muje Floro Vivaista. Musa Vivaista. Roland Autista Raccoglitore. Siraj Raccoglitore. Sisoko Giardiniere. Aydin Autista Raccoglitore. Ghana Operaio Selezionatore. Teodoro Flori Vivaista. Arben Responsabile della Raccolta. David Autista Raccoglitore. Habib Autista Raccoglitore. Mohamed Vivaista. Igor Autista Raccoglitore. Samuel Vivaista. Amina Addetta allo Sportello Ecologico. Paitim Autista Responsabile della Logistica. Tibabone Il Meccanico. Sasha Contabile. Agi Autista Raccoglitore. Giuseppe Coordinatore di Strutture d'Accoglienza e Operatore Legale. Maurizio Responsabile degli Aspetti Sociali e Inserimenti Lavorativi. Cornelio Responsabile Tecnico e Vicepresidente della Cooperativa Sociale Risorse. Vittorio, responsabile della Cooperativa Sociale Risorse.